Ben ritrovati dal Guido del Porto di Lamezia Terme. Quest'oggi questo match tra Sambiase e Nissa. Il Sambiase risponde con Giuliano in porta, poi Perri il pallone. Il colpo di tacco. Zerbo mette in mezzo. Il numero 10, Mauro Bollino, altra conoscenza lametina per aver militato anche lui nell'FC. Adesso splendido questo cross in mezzo del Nissa con un poderoso colpo di testa di Bucozza. Zerbo prova il tiro dalla lunga distanza, bellissimo questo tiro di Zerbo e bella, altrettanto bella la risposta del numero 1 Elezai, che appoggia per Caporello, tallonato da Bollino, appoggia per Zerbo che solo può controllare, viene però fermato da Mannino, ma ancora Zerbo in aria e adesso Caporello che manda di poco al lato alla sinistra di Elezai. Agnello finisce qua il primo tempo, 1-0 il risultato per il Nissa sul Sambiase. Si propone Perri, ecco servito, mette ancora in mezzo Muñoz che viene atterrato, protesta del Sambiase ma fa proseguire l'arbitro. Carelle ancora insidioso questo corner, doppio salvataggio di Giuliani, molto attento prima sul corner di Maltese poi sul tiro di Agnello. 54esimo minuto, palla in mezzo, uscita così così di Elezai e poi palla che termina fuori dopo un colpo di testa di Caporello. Il cross di Umbaca viene respinto alla difesa del Nissa, poi ancora Umbaca, Umbaca che mette in mezzo e il gol del pareggio di Zerbo, ma viene annullato tutto per fuorigioco. Calcio di rigore per il Sambiase, viene espulso e attenzione, c'era stata una gomitata prima del proseguimento dell'azione. Vediamo Zerbo contro Elezai, Zerbo e pareggia 1-1. Zerbo va ad esultare. 10, una squadra forte, ancora il tiro pericoloso di Agnello, ottima la risposta di Grisendia. Prova, riesce a conquistare questo pallone Muñoz, pensavamo fosse tra le mani di Barrera, poi si accentra Muñoz, il tiro e la parata di Elezai. Zerbo mette in mezzo il colpo di testa di Ferraro che non mira bene. Quando Umbaca è uscito, lancio perfetto in avanti per Cataldi, appoggio per Ferraro e para miracolosamente Elezai che esulta come se avesse segnato, ma in realtà ha permesso ai suoi di non capitolare. Un avversario, il secondo, Cataldi si allarga, appoggio per Ferraro, il tiro e la palla termina clamorosamente fuori di questa partita. Il lancio per Cataldi, Cataldi controlla, entra in area e fa tutto benissimo tranne il tiro. Maltese ora sul pallone, invece no, e Pagano, clamoroso, bellissimo questo calcio di punizione che era proprio il 7, splendida la parata di Grisendi. Zerbo, il dribbling, prova ad avanzare, il tiro e la palla in corner, non sembrava. Ancora Zerbo, mette in mezzo, esce Elezai e l'arbitro dichiara concluse le ostilità, 1-1 il risultato tra Sambiase e Nissa.